nuova puntata di Klaus Condicio. Abbiamo un ospite estremamente anelato che abbiamo qui con piacere, questa volta lo abbiamo in forma sonora al telefono, ma spero di incontrarla prestissima anche de viso. Abbiamo qui una donna coraggiosa, una donna che non si fa problemi anche ad apparire talvolta, diciamo, politically non correct, tuttavia questo suo coraggio è stato premiato. Intanto la salutiamo, buongiorno onorevole Binetti. Grazie a voi dell'invito. No, grazie a lei, spero di incontrarla poi al più presto e di vederla a voce, per ora di vederla dal vivo, per ora ci accontentiamo della sua voce e vogliamo fare quattro chiacchiere con lei. Vorrei partire da un sondaggio che abbiamo lanciato tra i nostri internauti, che sono ragazzi dai 16 ai 25 anni, quindi proprio gente giovanissima, no? Su cosa sono i valori, un'analisi un po' delle mappe valoriali. Allora è venuto fuori che, diciamo, c'è un ritorno, non vorrei chiamarli valori tradizionali, ma sicuramente la famiglia torna ad avere un ruolo importante, i rapporti familiari, anche lo Stato, devo dire, parallelamente, cioè mentre la mia generazione, che era la generazione degli anni 80, anti-Stato, anti-famiglia, anti-tutto, questa torna un po' ai valori più, se vogliamo, conservative rispetto a una certa visione. La sorprende? Guardi, in un certo senso non mi sorprende, per due motivi. Uno, li potete dire con molta semplicità, ma senza banalizzare il tema, che sempre ci sono cicli e ricicli della storia. Per cui se adesso poniamo c'è un accento molto più significativo posto nella famiglia, ma ci potremmo francamente aspettare che da qualche anno c'è un nuovo viraggio che mette l'accento su altri modelli di vita più autonoma, indipendente, eccetera, perché sempre quando insistiamo sul valore ci perdiamo per strada aspetti possibili del valore di segno opposto e quindi poi il buon senso ci induce a recuperarli, no? E questa potrebbe essere una spiegazione. Certo. Un'altra spiegazione però forse un po' meno così meno generica, potrebbe anche essere quella di mettere l'accento in questo momento sullo stato di crisi in cui noi viviamo, che è una crisi complessiva. Quest'anno è esplosa la crisi sul piano economico, no? Sì. Ma io più genericamente la considero una crisi sul piano delle sicurezze personali, oltre che sociali. In questo caso la famiglia recupera il suo valore di contesto protetto nel quale si desidera praticamente poter sperimentare quella che noi chiamiamo la sensazione del ritorno a casa, no? È come l'esperienza di chi va e torna, come avere un'autonomia, per così dire, reale, ma limitata, se vuole come un elastico, no? Certo. Prende fuori, però poi alla fine tenta di ritornare al suo equilibrio iniziale. E in questo momento i ragazzi in famiglia provano non solo quell'insieme di servizi di accudimento, no? Chi non ha mai sentito dire dalle proprie mamme questa casa non è un albergo, no? Certo, certo, assolutamente. Però non è solo questo accudimento, c'è anche il contesto in cui tu vivi una logica molto più legata a chi fa il tifo per te, che non a chi guida continuamente a dimostrare ciò che vali, o peggio ancora si pone sistematicamente in un contesto di competitività con te. Quindi diciamo in famiglia le persone riescono ad essere più facilmente se stesse, a volte anche magari permettendosi una spontaneità che non è sempre in funzione anche a volte anche dell'aspetto dell'altro, no? In famiglia ci si concede un certo modo di essere, un certo modo di parlare, un certo linguaggio, un certo modo di respirare. Certo, senta, scusi se la interrompo, a proposito del tema famiglia, è un tema su che a lei sta a cuore, non solo quel tema, ma è uno dei temi a cui lei sta a cuore, ma non solo a lei, a tutta la politica. Approfitto di questo collegamento, di questo link, per chiederle un giudizio sulle politiche della famiglia del nostro governo, perché il nostro governo ha messo la famiglia al centro del suo programma, almeno dice di averlo fatto, però gli aiuti alla famiglia poi concretamente, lei che ha un po' seguito l'iter parlamentare, cioè il governo Berlusconi ha fatto qualcosa o siamo ancora diciamo all'assenza sulle tematiche familiari? Che sensazione ha? Direi che sostanzialmente siamo all'attesa sulle tematiche familiari.
molto 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 limitati. Ieri in commissione abbiamo licenziato il disegno di legge sulle cure palliative e le devo dire che pure gli stanziamenti sono molto molto limitati. Lei sa come ogni tanto si lanciano degli spot sulle grandi opere e poi bisogna fare i conti sul fatto che non ci sono le risorse. Io non so dirle, perché veramente non sono nemmeno un esperto, quanto realmente l'inadempienza o perlomeno la contraddizione, cioè ciò che questo governo ha detto e ciò che questo governo ha fatto, è dovuta a uno oggettivo stato di crisi e quanto invece dovuto a un fatto culturale, perché per esempio quello che noi abbiamo chiesto da tanto tempo è il passaggio al quoziente familiare. Il valore principale del quoziente familiare è che non considera più nella famiglia le persone come unità che si sommano, ma considera la famiglia stessa come un soggetto fiscale unitario, perché sono unità gli obiettivi, sono condivise le risorse, sono condivisi anche le donne. Certo. E quindi da questo punto di vista quindi sospende il giudizio, però non può invece sospendere il giudizio. Fatto. Il fatto è che le risorse non sono adeguate. Non sono adeguate, quindi Berlusconi è ostaggio di Tremonti, in parole povere, anche su queste cose, giusto? Ma diciamo che senz'altro tra quello che lui promette e quello che lui realizza, come si diceva una volta quando eravamo piccoli, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. C'è il Caronte Tremonti, come lo vogliamo chiamare? C'è il... la scure di Tremonti, no? Potremmo dire che non Tremonti in quanto Tremonti persona, cioè però quanto ministro del tesoro, chiaramente Tremonti, sia io che lei lo stimiamo, non è una questione personale, cioè guarda che l'anno scorso quando era andato a Schioppa, si ricorda, come no, un ministro di grandissima competenza e di grande, come dire, apprezzamento internazionale. Purtuttavia però una delle tante cause che facilitavano la caduta del governo Prodi fu il fatto di aver innestato delle politiche di rigore economico molto forte, percepite da subito, come si diceva, come sangue e lacrime dai contribuenti, senza che però si potesse godere dei vantaggi di questa politica. È come se tutti i ministri del tesoro intendessero il loro ruolo come un ruolo di chi tiene molto stretti i cordoni della borsa e quindi c'è una incomunicabilità assoluta di governo a livello centrale per certi bisogni, tanto proprio sul fronte di guerra, diciamo, della contienza.